diverse soluzioni, perché comunque sappiamo muoverci sia con 3-5-2, sappiamo muoverci anche con un 4-3-1-2. In questo momento abbiamo inserito anche un 4-4-1-1, a seconda di come la situazione possiamo usare. C'è un lavoro importante da fare a Benevento. Dobbiamo avere prima di tutto uno spirito importante e dobbiamo affrontare questa partita con grande cattiveria e determinazione per dimostrare di aver capito la lezione di Livorno, cioè dare alla partita sempre alta importanza, quindi grande determinazione, grande cattiveria, e quindi in funzione di questo io penso che lì davanti si andrà a scegliere quei giocatori che possano in questo momento qua fare il lavoro che devono fare. Affrontarli a parità di fatica, però noi dobbiamo andare oltre le difficoltà. Loro sono una squadra forte, lo siamo anche noi, che non è detto che spendendo tanti soldi riesci ad avere una squadra diciamo di grande livello. Noi secondo me siamo una squadra che abbiamo dimostrato che possiamo giocare contro tutti. Quindi di conseguenza in questo momento sono molto contento perché la squadra ha assimilato benissimo i lavori da fare in campo. Abbiamo anche capito che bisogna farla alla massima intensità, con la massima cattiveria. È chiaro che bisogna essere adesso dare continuità e trovare quell'equilibrio giusto nell'essere sempre allo stesso modo. Se riusciamo in questo, insomma, da qui alla fine ci divertiamo. Vedere il tipo di formazione che fanno, perché hanno talmente tanti giocatori, ma centrocampo, perché dall'attacco di Coda, Insigne, Bonaiuto, cioè in Improte vogliamo parlare, insomma, una squadra forte. Però sono 11 in campo anche loro e noi secondo me stiamo bene e abbiamo tutte le qualità per metterli in grande difficoltà. Di là adesso della conoscenza stretta che ho fatto della curva, che secondo me è la più bella della Serie B, proprio senza dubbio, perché hanno una passione, danno una spinta alla squadra da paura. Ma ieri l'ho apprezzato tantissimo nella città, ma ho visto famiglie intere con bambini, con mogli, al seguito, diciamo, per questa passione viscerale che hanno gli ascolani per questa squadra. Sono veramente contento di stare a festeggiare questo compleanno di questa grandissima società e gli faccio tanti auguri anch'io.